Bella sì, Bella sì. siamo tornati a casa, Underground. underground, work in progress, lo dici te. Parliamo pure inglese. Perché prima stavamo comunque sia durante l'intervista che abbiamo fatto prima, che scinde da quello che stiamo facendo adesso, quindi col canale Retro Retro, anzi, soprattutto inerente al Aspetta, canale. però spieghiamo un attimino che dopo questo uscirà un video, anzi due video, Sì. dove ci saranno interviste e parleremo pure di altre cose, Sì, col canale Retro Retro, che è in collaborazione con Nati Liberi, col canale dei Nati Liberi. assolutamente. Con Simoncina, Yo-Yo, tutte le cose legate da loro, regà, perché comunque sia siamo diventati una grande famiglia, perché c'è anche tanto rispetto e amicizia da piccolo youtuber a youtuber. Comunque sia, c'è sta cosa, ma volevamo sottolineare il fatto raduno che c'è stato di Nati Liberi Camper Vintage, L'ultimo l'ultimo raduno, raduno che è stato forse fatto. proprio l'ultimo, L'ultimo, no, ma forse proprio ah, l'ultimo, forse proprio l'ultimo, forse proprio l'ultimo. perché ragazzi, dopo quello che è successo, io vi spiego, voglio spiegare bene perché l'ho messo anche sul canale mio e ci tengo che vada anche sul canale del zio, perché ci siamo conosciuti e lui e abbiamo da zero, siamo partiti da zero, senza una lira, soltanto con idea in testa di metterlo in pratica, solo col posto che ci avevamo e il nome che c'ha lui su E YouTube. ci abbiamo investito pure una bella E parte alla economica, fine, oltre la fatica nostra sul lavoro. alla fine ci sono partiti un sacco, comunque sia dei soldini, varie discussioni con chi è venuto ad aiutarci, che poi ci hanno chiesto i soldi alla fine, che manco possiamo raccontare questo perché servirebbe dei famiglie solo per quello che Bravo, è tutto successo dopo. esatto, tutto per fare una cosa che doveva essere Sì. in compagnia e divertirsi, lo scopo era quello. Perché c'è rimasta comunque un po' qua, questo era già un video che Simone avrebbe voluto fare già poco dopo il raduno dei camper vintage e ci siamo trovati oggi a farlo qui in sede da noi, alla Retro Retro, e abbiamo sfruttato l'occasione perché andava detto. Allora, io, e correggimi se sbaglio quello che dico. Te lo Allora, regge sempre. questo è un casale, ragazzi, dell'Ottocento che mi pare ci ha sputato il sangue per comprarselo, sto posto, dove io ho cercato sempre di tenerlo nella maniera più ragguardevole possibile, spendendoci il sacco di soldi, però purtroppo conoscete la vita e la vita mi ha portato via, comunque sia, mio padre mi ha portato via, mia sorella, mi sono morti tutti quanti e io l'ho lasciato un po' allo sbando. E quando ho conosciuto lui, che comunque sia, ho visto che sul canale tuo facevi bei raduni con un sacco di Sì, gente da tutta Italia, veramente belle sono cose, usciti proprio belli eventi, perché belle amicizie, ho conosciuto tanta gente, di tutta Italia sono venuti, cioè, e ci siamo trovati a fare raduni in posti anche più scomodi. Quando ho assolutamente. visto sto posto che tu mi ha presentato e mi ha dato la disponibilità, e noi ci tengo a dirlo, che abbiamo chiesto, perché il terreno è nostro, non è che ci dovevamo spendere sopra, però un rimborso per le spese. Abbiamo fatto un conto approssimato di quello che poteva essere la E vi spesa. giuro, ci avevo guadagnato, ci hanno No, ci rimesso un abbiamo sacco di rimesso, ci abbiamo soldi, ragazzi. rimesso. Se poi non calcola poi anche il Sì, resto, ma sì, ci abbiamo sì, sì, rimesso. sì, sì. E ci abbiamo lavorato veramente tanto. Ho detto, qui c'è un posto dove potremo fare come ci pare. Cioè, volevamo dire, volevamo fare musica, volevamo fare abbraci, volevamo fare falò. Tanto è vero che tutto abbiamo fatto. Sì. Dovevamo essere tanti camper, Ce tante l'avevi persone. all'inizio, ce l'avevi già una settantina, avevo dati. Erano più o meno una settantina di persone Sì. prenotate, calcolando che il posto era talmente grosso che se potevamo mettere anche più lontani e più vicini in base a chi voleva più confusione, meno confusione, cioè se metteva proprio la situazione era proprio bella, ma stavamo mettendo i All'inizio giochi per i ragazzini, tutto, dovevano street venire. food, abbiamo Sì, fatto. poi purtroppo il tempo non ci ha aiutato e abbiamo dovuto rinviare la data. Rinviare la data vuol dire cambiare tutto quanto, pure gli incartamenti, Sento perché abbiamo queste cose chiesto. proprio, sento queste cose che dice a malincuore, cioè come se Sì, fossi sì, un sì. esterno, no? Che diceva sti ragazzi, c'è cioè, davvero, perché poi se andate a vedere ulteriormente il video che ha fatto Bella Zia sul canale suo del raduno che c'è stato, vi renderete conto veramente della passione, il Sì. divertimento, la bella gente, il bello stare insieme solo per stare Ma insieme. perché gli altri raduni che ho organizzato dentro al campeggio, io mi sono limitato a dire, ragazzi, organizzo raduno da questa data a questa data. Stop, ho chiamato un campeggio, gli ho detto, guarda, prenotate tot, lasciami tot i posti liberi. Fine della storia, io non Sì. ho
ci ho sputato il sangue. Sì. Cioè, io venivo qui la mattina Sotto al mentre sole, che era estate, col caldo, ragazzi, in mezzo ai spini, a tagliare l'erba, le mezzo fratte, mamma mia. organizzare, passare il filo, portare la prolunga, metti le luci, montare Perché il gazebo. voi mi siete visti sul canale, mi siete visti, ma il 2% di tutto quello che è davvero il culo che ci siamo Esatto. fatti. E io poi, sbagliando, perché pensavo che piacesse quello che stavamo a fare, perché c'erano tanti progetti, io volevo fare un club e questa doveva diventare la sede del club. Dico, così se li potremmo riunire una volta al mese, in forma gratuita, stiamo qui, se manteniamo sto posto, potremmo fare un po' come ci pare. Mai dire mai ancora, mai dire mai. Sì, però Però quando... era proprio doveroso fare questo video perché io ci tengo, lo sai quanto ci tengo, che tu lo mandi proprio in onda sul canale tuo, che chi comunque sia c'ha, e diciamolo, boicottato Sì, il raduno, certo. ragazzi, perché c'è sta, perché sapete che sui social c'è tanta cattiveria e tanta invidia, dove la gente non pensa a quando scrive i danni che poi che fa anche economicamente, ma anche d'immagine. No, ma poi ci tengo, scusa, perché Vai, poi vai, 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 no, ci sulla mancherebbe. chat, quella diciamo Tua. WhatsApp, esatto, quella che avevo messo per l'organizzazione dell'evento, io ovviamente mettevo tutte le foto e i video di quello che stavo a fare, perché ovviamente entravi dentro, c'era l'erba alta così e facevo, io lo fa vedere un prima e un dopo. Guardate, ragazzi, questo è il posto, questa è la discesa, questa è l'entrata, ma ovviamente era tutto da organizzare. Che non è Ogni stato. volta, no, abbiamo fatto Sì, un bel no, lavoro, fa di che non però è stato apprezzato no, non è da stato 3-4, apprezzato. come fa a dire parolacce, perché ne Però vuoi. c'era subito la critica che uno comincia a dire, oh, ma lì alzi l'erba è alta, dove ci porti? Metti la pulce Possa di a fare. qualcuno che magari può venire, sente così, dice: Madonnamo, Infatti, che è successo? ma noi abbiamo fatto venire la ruspetta, ha spianato la strada, ha buttato la breccia, abbiamo fatto venire il trattore per tagliare il terreno. Cioè, c'è stata 600 un'organizzazione, euro solo il trattore, 6 capito? piotte, un'altra 3 piotte va a stradina e stiamo quasi a 1000. Perciò voglio Quindi. dire, alla fine, dopo tutto questo, quando tu cominci a dire ma piove, rimaniamo impantanati, ma quella è una cosa che può succedere pure quando vai dentro a campeggio, che piove e resti impantanato. Io l'ho Sì. sentito un miliardo di volte. Ovviamente, prima di dover dire rinviamo l'evento, io devo arrivare agli ultimi giorni Certo. per vedere se effettivamente posso o non posso fare, perché per fare questo evento noi siamo andati al comune, abbiamo chiesto i permessi, sono venuti da Frascati, e chi è venuto Questura. qui ha visto che veniva la questura a controllare che non era un rave, perché non è mai successo, E non se avevano andate a leggere né su internet e mettete, scusa se ti ho le idee. Vai, interrotto vai. perché tanto per dire carta canta, andate su internet e cliccate Raduno Camper Vintage Monte Company, leggete quello che hanno scritto i giornali e la questura su di noi, su come è andato l'evento. Penso che una volta che leggete questo, io penso che le poche scuse da quei pochi che ci hanno rovinato il raduno sono doverose, ragazzi, se ci avete una coscienza, perché noi avevamo tutte le intenzioni di fare altri raduni e li faremo, grazie o non grazie a voi. Però, ragazzi, non ci si Ma comporta sì, così. ma Si anche perché tanto chi poi ha creato problemi, bene o male, si è eliminato da è solo. eliminato da Non solo. sono venuti, però non è vero, non essendo venuti quei 4, 5, 8 che potevano essere, però hanno messo una sorta di malessere e Sì, non sono venuti magari in altri 30, in altri 20. sì. Sì. Poi vabbè, mettiamo che il tempo non ci ha aiutato, anche se è stato bello, Siamo l'abbiamo andati contro a fatti. tutto, abbiamo fatto una cosa che era Sì, no, impossibile non abbiamo fare. fatto una guerra, è stata, però Vero. doveva cominciare venerdì. Abbiamo cominciato il giovedì, abbiamo fatto 4 giorni di festa, abbiamo fatto il falò la sera, Che gli spaghetti a spettacolo. mezzanotte, Che cioè, gol. siamo stati, quelli che sono venuti, penso, sono stati tutti Ma tu quanti ci credi che bene. io tutte io non ci ma penso Io penso 4-5 volte a settimana mi vado a rivedere i video di quella Sì, festa, perché io poi le fotografie vado non è a vedere. stato un raduno, ragazzi, è stata una festa, una festa, e venivano i poliziotti, ve lo giuro, ragazzi, perché non abbiamo potuto riprendere, ma chi c'è stato lo sapeva, Vabbè, su qualche e sketch c'erano pure, i però non ci vede poliziotti io. con la volante a ridere, a scherzare con noi, a farci Sì, i è vero. complimenti, quindi, ragazzi, vi dico, è stata proprio una cosa, e ci siamo rimasti male, comunque sia, perché poi
potevamo fare i numeri, era una cosa che non era fatta assolutamente da scopo di lucro, perché noi abbiamo chiesto soltanto un rimborso spese per le spese. Per le spese, 20 euro a equipaggio, sì, 20 sì, euro sì. Per fare 3 giorni in equipaggio non era niente. Fate per conto. Non è che uno deve dire, ah però la corrente in cielo, i servizi in cielo, no, ma era un che rimborso. Che infatti all'inizio tu avevi detto che la corrente no, no, non c'era, io ho detto, non c'è niente, è un prato sì, sì. Dove ci dà però l'opportunità di fare un po' come ci pare. E invece alla fine c'è un dentro al campeggio c'è le regole, l'ora sì, del sì. Silenzio. Quello che baccaglia che va a dormire, invece qui non ti sta bene, c'è troppa confusione col campo, devi mettere la giunta, non hai fastidio a nessuno, sì, tu sì. Dormi e noi famo confusione, abbiamo messo la parte dove abbiamo fatto il karaoke più lontana dai campi per poter sì, fare rumore, e se tu c'è ragazzini piccoletti che devono dormire o vuoi riposare c'è una certa età, e poi il paradosso è stato, mettiamo musica, impianti, cose, sono state più volte che poi spegnevamo per chiacchierare tra di noi, eh sì, vabbè, certo, alla fine, quindi sì. Alla fine musica, ma quando è proprio questo il senso che del canale suo, però è stato bello perché chiunque è venuto ha portato qualcosa, abbiamo sì, cucinato, abbiamo mangiato, quelli sì, sì. Che sono venuti penso che siamo stati bene, se siamo divertiti. Però magari invece di essere 30 equipaggi, 25, quanti eravamo? Eravamo 70. Ne eravamo 70. Pure. E era tutto più divertente, era tutto più bello, nascevano tante amicizie e meno amarezze. Sì, sì, perciò sì. Io penso che nella vita uno dovrebbe cercare meno di rompere i coglioni e più di divertirsi, perché sì. Lo schiocco di dita e pensate a quando scrivete, regà, perché poi lasciate perdere noi, ma create proprio danni di immagine, perché fate pensare alla gente cose sbagliate che non esistono, non ci sono al mondo, non proprio quello che è successo è una cosa apocalittica, nel senso, nati liberi, volevamo fare un raduno per stare in compagnia, non a scopo di lucro, solo con le spese che ci abbiamo avuto noi, che non ci abbiamo manco ripagato con quello che abbiamo preso, ci abbiamo dovuto rimettere io e lui, quindi non ci abbiamo rancore con nessuno, raga. Se tante volte dovessimo rifare un raduno, e penso che lo rifaremo, mo se ne stiamo seduti, spero di trovare pure... Ci stiamo seduti. Io spero veramente, ragazzi, ma con tutto il cuore siete invitati da me e da Sio dei Nati Liberi, tutti quelli che hanno scritto male, pozza di fango, queste cose varie, di vedere il baraduro, farsi una risata, una pacchetta e un bicchiere di vino. Questo è lo stile di vita nostro, è lo stile di vita che mi ha insegnato lui e mi ha fatto ancora più apprezzare lui. Che te devo dire? Sì, quello che dovevamo dire, abbiamo detto. Questo è quello che dovevamo dire, abbiamo detto. Quindi la morale è che il Cavaliere Nero non gli rompe il cazzo. Bella fratello, abbraccio a tutti. Bella zia. Grande.